Uomini e donne, Brando e Prickian e Raffaella scuotto il mistero dell'esterna mai mandata in onda. Che successe? E adesso vi mostriamo un video davvero inedito che ci parla di una bellissima coppia molto innamorata e coinvolgente che sono Raffaella Squotto e Brando e Prickian. Recentemente entrambi hanno avuto dei problemi di salute, infatti per il suo compleanno sono andati a Sharm el Sheikh e lui è stato vittima di un'intossicazione con lei preoccupatissima. Mentre la settimana scorsa Raffaella Squotto si è dovuta operare per la rimozione di un piccolo polpo. Insomma, in entrambi i casi è andata tutto bene, ma certamente la paura non è mancata. Ma entriamo nel focus di questo articolo, ossia Brando e Raffaella Squotto che hanno fatto un vesterna a uomini e donne, ma che poi la redazione del programma prima che qui ci raccontano di un vesterna davvero inedita. Talmente inedita che la redazione di Uomini e Donne decise alla fine di non mandarla nemmeno in onda. Ecco che cosa successe nello specifico. Con Raffaella e Brando che su questo si divertono a ironizzare e a prendere in giro la redazione di Uomini e Donne, che sicuramente pensano che stanno osservando quello che stanno per dire. Vai amore! Praticamente, adesso blocchiamo tutta la redazione di Uomini e Donne. E io durante un centro studio con esterna, lei mi chiese il dolce mio preferito. Non mi ricordo che esterna, forse quella del tennis. Può essere. Sì. E una mattina in albergo mi venirono a bussare in camera, io pensando fossero le donne delle pulizie, dissi no grazie. E in realtà poi scoprì che c'erano tutti i cameraman, lei che mi fece questa sorpresa. Io aprì la porta in mutande, infastidito pure. Madonna, che nervi, quel mattino volevo andare via. E mi fece questa sorpresa e mi portò questo vassoio pieno di piccoli babà.